ammettiamo che ora sia questa la biglia che tira, sì, no? Bisogna tener conto dell'altezza, cioè della posizione, ecco, di dove tu è. Mi hai fatto vedere prima di iniziare la trasmissione, in alcune prove hai evidenziato che ci sono diversi conteggi, però in tutti questi conteggi ci sono delle lacune. Io non ci credevo, in effetti invece mi hai provato. Vabbè, più comune quello, mettimi quella palla là su un, ecco, 12. Facciamo vedere, questo lo facciamo per i giocatori, vabbè, per coloro che contano la garuffa. Mettimi, diciamo, la palla su un 12, ecco lì va 12. Bene. Va bene. Lì va bene. Questo è il metodo che io avevo sentito dire più usato. Si mira l'angolo con la stecca da parte di qua, quindi in questo caso è uno 0. Guardi l'angolo. No, 0 più 12 di quella, sì. 0 più 12 sarebbe 12. Sì. Questo tipo di conteggio che torna in tantissime posizioni, se io da questa posizione tiro nel 12, non solo non la prendo, non ci passo nemmeno vicino a questa parte. Quindi vuol dire che non torna. Oppure, mentre in altre posizioni tornerebbe, in questa posizione già ci sarebbe un buco. Oppure mettiamo questa qui, che ora torna. Questa è una cosa importante da capire. Magari ora con questo conto sarebbe 12 più 12, 24, a questo punto 24 tornerebbe. Sì. Allora cosa succede? Che io alzo questa palla e la metto qui, no? Quindi a un giocatore dico, ma ora se tornava prima nel 24, ora non ci torna più, perché giustamente, certo, non ci può tornare più. Allora lui mi dice, se è bravo me lo dice per forza, dice, ma no, ma quando si alza la palla si dà un valore a questi punti, tipo più 1, più 2, non, sì, lo so. Ma allora verrebbe che il 24 tornando indietro ridiventa 22. Sì. 22 allora andrebbe bene. Però cosa succede se io la biglia, questa è la cosa importante da capire, invece di alzarla così in verticale, io la alzo nella direzione del 24, cioè nella direzione che quindi andava, andava bene il tiro, mantenendo, no? La traiettoria. Alzandola nel 24 io sto mantenendo la traiettoria. Certo. Quindi ci dovrei avere un conto che mi dice un'altra volta il 24. Invece se io gli avevo dato più questo meno 2, ora me lo ridice. Ecco. Cioè, io ora non posso fare tutti gli esempi che io conosco, perché non è che io li conosco perché io sono bravo, io li conosco perché ho provato tutti i conteggi e tutte le volte che mi è capitato che non tornavano, alla fine mi sono stufato e ho detto, o trovo un conteggio che torna da tutte le posizioni, o non conto più, o tira occhio, perché se io tira occhio ci passo vicino. Certo, capito, chiaro. Questo è quindi, stato, purtroppo, scusa, purtroppo stasera non ci si fa nel nostro pezzettino, allora ho voluto dare questa infarinatura sulla garuffa e la prossima volta si fa tutta la garuffa fatta bene col mio conto. Col mio conto. Perfetto. Chiaramente, quindi, aspetta, il mio conto. Un conto sviluppato nel, no, sviluppato. Il mio conto che, cioè io per tutto, cioè non voglio dire sempre le stesse cose, però io bisogna che anche per questo conto ringrazi sempre David Martinelli, perché poi alla fine si va sempre ha cominciato a insegnare. Non mi fa parlare ora sulla storia di lui, poi si spiegherà quando ci sarà, ma è chiaro, ho capito, fatto chiaro. Tutto insieme. Perfetto, benissimo. Comunque sia, avete capito che i conti che Michele vi sta insegnando sono conti che tornano, perché non sempre i conti tornano, ma in questo caso invece Michele li fa tornare per forza. C'è il campione lì che sta facendo così con la testa, quindi vuol dire che Michele ha detto delle cose giuste, perché oltretutto il campione di stasera è uno di quelli proprio, sai, di quelli duri, è difficile prenderlo in castagna, e quindi per dire bravo lui vuol dire che quello che tu hai detto... Io non lo conoscevo. Però avevo sentito parlare le voci, ho capito, questa è stata la testimonianza che quello che dice la gente proprio non bisogna perché io poi ho avuto modo di conoscerlo davvero, è stato a San Vincenzo, lo ricordo bene il professore, lui insieme anche non facciamo nome, altrimenti qualcuno cazzo, ma lo tanto capisco. lo sa che... E ti dico che sono rimasto non male, non così, sono rimasto bene. Perché dopo Torre Soriente arriva il momento di chiamarlo questo ospite, cosa dici? Lo chiamiamo? Saremo? Saremo. Saremo quando ci vado, adesso vediamo, dipende da Fabio, sai? Dai, lui. È lui che decide se dobbiamo andare a Saremo. Dai, chiamiamo. Allora, senti, io prenderei la stecca, vieni qui subito con l'arma, perché facciamo questa sorpresa. Signori, abbiamo parlato tanto di questo campione, gli vogliamo dare uno spazio particolare. Ciao, eccolo qui. Allora, il nostro campione, il nostro Maggio. Maggio, conosciutissimo ormai da tutti i grandi, anche perché lui proprio veramente, possiamo dire, non ha paura di nessuno. Adesso il biliardo sei veramente una belva. Così dicono. Così dicono, una belva. Maggio, sei di Brindisi tu?
sì. Vero? Sei nato a Brindisi, quindi pugliese. Nato a Torchiarolo, provincia di Brindisi. Hai cominciato a giocare in Puglia al biliardo? Sì. Hai cominciato lì? Esattamente 32 anni fa. Sì, perché non sembra, ma lui ha già 96 anni, eh? No. No, ha cominciato presto. Tenevo 8 anni. 8 anni. 8 anni ha cominciato a giocare. Sta passione per il biliardo, come mai? Niente, un giorno che non mi ricordo con precisione, però faceva tanto caldo, mio padre mi fa, dai oggi vieni con me, ti porto al biliardo. Secondo me quel giorno là è stato il giorno che ha tracciato il mio destino. Quindi cominciato a diventare giocatore di biliardo? No, mi sono innamorato subito del biliardo, frequentavo la scuola, però il mio obiettivo era il biliardo. Dopo la scuola arrivavo a casa in fretta, in furia, a mangiare, a scappare subito, il biliardo, solo biliardo. Il biliardo. Quindi è una passione che viene da piccino, insomma ti è entrata. È una cosa proprio che sì, mi è entrata nel sangue. A differenza di Michele, che invece ha conosciuto il biliardo quando aveva qualche anno in più. Con Michele innanzitutto gli faccio i complimenti, perché ci sono tanti grandi che non sanno spiegare quello che sa spiegare lui. Gli faccio i complimenti, perché a parte che l'ho conosciuto da poco, però sicuramente diventa un giocatore. Beh, questo mi fa piacere sentirlo dire, l'hanno detto in altri, però siccome tu sei, io lo so, sei un pignolo, e quindi vedevo che quando insegnavo lo ascoltavi e poi mi facevi segno con la testa, sì, allora quello che diceva era giusto, mi fa molto piacere, perché è effettivamente molto bravo Michele. Senti, invece devi sapere che tu sei venuto, sei entrato come ospite in questa trasmissione che non hai mai visto, e ti abbiamo chiamato e sei arrivato subito, hai detto volentieri, vengo volentieri, perché è una trasmissione di biliardo, ci sono tutti i campioni, come potevi mancare, e sei arrivato. Però devi sapere che funziona in questo modo la trasmissione: a un certo punto adesso la regia metterà un numero in sovraimpressione e attraverso quel numero da casa chiameranno, potranno chiamare e quindi parlare con te, chi ti conosce, salutarti, però soprattutto ti faranno delle domande della serie, non so, magari senti questo tiro qui come lo tireresti, e tu in diretta, ecco perché è una cosa che non è mai stata fatta, il campione in diretta cercherà di esaudire le richieste dei nostri spettatori, una cosa nuova questa. Con la speranza di poterli aiutare. Non ne siamo talmente sicuri, guarda, ma attenzione, non aiutare con, perché lui fa le magie sul biliardo, lui fa delle magie, non con le magie, con dei tiri che poi possono eseguire anche loro. Certamente non so, certamente non so bravo quanto te a cantare. No, anche di più. Allora, io farei una cosa, senti, prima però di aprire il telefono, questo è 0587-267-210, è il numero per entrare in diretta, prima però vorrei chiederti, visto che questa strada del biliardo che hai percorso è già lunga, sono anni, hai fatto tante gare, hai vinto tante gare, hai vinto tanti tornei, hai giocato con grandissimi campioni, diciamo nella stecca, perché ti ha dato un qualcosa di più, perché magari in una partita ti ha fatto vincere una situazione particolare, lì hai detto guarda questo tiro qui ci ho pensato, mi è venuto e ho fatto... Infatti ce ne sono proprio nell'occasione due che mi ricordo, uno che tenevo 20 anni fa, l'ho fatto sul biliardo con le buie. Addirittura, si può fare anche qua? Penso che si può fare anche qua. Le palle se le metti tu, allora vediamo se ti ricordi. Si prova all'italiana? Sì, all'italiana. Quindi mettiamo i 5 metri, ecco. Niente, era una delle prime gare che facevo praticamente nel portare mio padre, sai, l'emozione. Siccome tutti mi dicevano che ero un giovane, un fenomeno, sinceramente le qualità le tenevo, però non pensavo che potevo arrivare a certi livelli, a fare quello che feci in quella circostanza. Adesso proviamo. Cosa